l'appuntamento già c'è. No, non mi ero preparato, ma ho appunti di altre riunioni che voglio riprendere e approfondire, anche perché ho guardato su Invert non solo il documento, ma anche qualche scambio epistolare. Qualcuno, non mi ricordo più chi, invitava appunto anche a rifiutare le semplificazioni, mi pare, non so se Nico. Ecco, io credo che l'unico modo appunto per capire i sistemi complessi è quello di cominciare a lavorare insieme a un processo di sperimentazione e formazione continua, perché è l'unica maniera, insomma, per annullare le semplificazioni. Questo però significa che cosa? Che probabilmente è necessario, anche per dare continuità a un incontro tra noi che non sia inutile, è forse necessario che questa sperimentazione, questa formazione continua sia il frutto di un lavoro quotidiano fatto di buone pratiche individuali e di progetti collettivi. Cosa voglio dire? Voglio dire che io noto abbastanza fastidio nel parlare in pubblico, nel partecipare a riunioni, anche se nel mio passato ne ho fatto quasi un mestiere, proprio sentendone quasi l'inutilità se questa non è accompagnata da un'azione quotidiana che ognuno di noi fa fuori dal momento assembleare. Per cui il momento assembleare diventa, come posso dire, lo scambio dell'esperienza che ognuno di noi ha fatto e che porta. Per cui io negli ultimi anni vi potrei parlare della scultura del cirmolo, vi potrei parlare di come ho imparato a ritornare ad allevare mucche, potrei parlarvi di queste concretezze che mi hanno permesso di costruire una mia dimensione che attraverso le assemblee e la parola non mi appassionavano più. L'ultima volta forse mi aveva coinvolto Sergio Reolon nella prima fase nella preparazione del piano strategico, poi però se i piani strategici restano solo parole e documenti e non implicano una vita quotidiana, che gira anche alle balle e ognuno va per le sue strade, insomma. Ecco, questa era quindi la prima riflessione sulla complessità e su come non rendere inutili, cioè, insomma, se muovessi non dovremmo ritornare ad esperienze assembleari che già da ragazzini abbiamo fatto. Ecco, seguendo questa prescrizione io cerco, così interrompimi se sono massa lungo, perché non essendo mai preparato visto le per me, vorrei semplificare, così contraddicendomi, alcuni concetti su tre questioni che riassumo in tre domande, andando subito al nodo. La prima è come si costruisce un governo di beni comuni, e vorrei proprio sinteticamente provare a sfidarmi su questa domanda. La seconda, su come si supera il conflitto tra lavoro e ambiente, e la terza, su quali valori vanno enfatizzati per guidare questi processi, quindi quali valori possono diventare riferimenti di incontri come i nostri. Ecco, sulla prima, io l'ho già detto anche in un'altra occasione negli incontri che abbiamo avuto, credo che non possiamo partire progettando la soluzione a tavolino del modello proprietario e gestionale dei beni comuni. Cioè, se noi andiamo alle riunioni pensando che veniamo fuori perché abbiamo imparato a progettare un modello gestionale e proprietario di beni comuni, non combiniamo niente. Credo che dobbiamo prenderla dal lato opposto. Prendere dal lato opposto significa che dobbiamo constatare come il modello proprietario e gestionale di tipo privatistico e il modello proprietario e gestionale di tipo pubblico non sono assolutamente in grado di reinventare meccanismi di funzionamento dei settori sociali, quindi dei beni comuni, della sanità, dell'istruzione, del benessere delle persone, dei trasporti. Ecco, credo che questo sia il punto da cui partire. E allora l'unica strada è appunto andare ad approfondire l'incapacità dei sistemi organizzativi e gestionali pubblici e privatistici
per sviluppare un confronto riflessivo fra attori che ti permettano di trovare strade diverse. Adesso qua io non voglio, come posso dire, parlare di me, ma per farmi capire, sono stato coinvolto 5 anni fa in un problema su un bene comune come quello della mancanza di lavoro che non trovava soluzione attraverso assunzioni o impiego nel settore pubblico per i motivi che sapete, non trovava soluzioni nel settore privatistico per la crisi del distretto dell'occhiaveria. 2 anni di confronto riflessivo con amministratori, burocrazia, segretari comunali hanno permesso, in maniera molto marginale insomma, di costruire anche esperienze originali di, come posso dire, impresa privatistica a funzione collettiva, per cui esperienze di cooperativismo di tipo nuovo che in qualche maniera non sono pubbliche perché le istituzioni partecipano non nel capitale o nella società ma solo con forme di appalto, sono di natura privatistica e quindi non corrispondono alle inefficienze del sistema pubblicistico, ma dall'altra parte non è il capitale che conta, perché sono le persone che decidono. Ecco. Quindi io dico, se questa è stata un'esperienza relativa al lavoro, il confronto riflessivo lo posso sviluppare anche su altri beni comuni. Però anche qua mi permetto di richiamare Eliseo Dal Pom, perché è quello che mi ha insegnato l'ABC, cioè, non è che puoi scendere e fermare il mondo. Per cui quando parli di forme proprietarie e gestionali dei beni comuni, anche questo ne abbiamo già discusso, alla tedesca devi capire lo Zeitgeist, lo spirito dei tempi, e capire in questo momento, no, che tipo di analisi fai sui beni pubblici su cui vai a mettere le mani, nel senso che tu non puoi forzare la storia senza essere marxisti, no? Ma tenendo conto di quella lezione, per cui anche qui per farmi capire, la giustizia, che più che un bene è una funzione, può essere solamente un servizio, una funzione pubblica, non puoi avere una giustizia di altro tipo, un'organizzazione della giustizia di altro tipo. Però in questo contesto, ed ecco, so che qui ci saranno discussioni, se io devo discutere di rifornimento di petrolio o di rifornimento di gas, so che in questo contesto economico e storico ho la necessità di masse di investimento che al momento attuale mi rendono sufficientemente competitivo solamente la SPA. Se poi però devo ragionare di rifornimento idrico, di ciclo integrato dell'acqua, già in questo momento storico posso dire che fa parte di un processo di economia territoriale in cui il bene di governo del ciclo idrico dell'acqua deve essere territoriale e deve trovare la capacità delle persone di condizionare anche l'impresa che governa il ciclo idrico. Questo sapendo, questo per dire cosa, quindi, che siccome non puoi forzare i processi economici e la storia, devi riuscire a leggere il tipo di bene su cui vuoi intervenire e tentare di trovarne la soluzione. Ecco, chiuso su questo spunto, spero di essere fatto capire. L'ultima considerazione che mi sento di fare proprio per le persone che ho davanti è che questi ragionamenti diventa importanti cominciare a farli, perché proprio, come posso dire, confrontandomi con problemi immediati come quello del lavoro, cioè, ti rendi conto come non dai nessuna risposta se tu pensi con meccanismi tradizionali. Per cui, non so, io do il lavoro con l'agricoltura, do il lavoro con l'industria, do il lavoro con i servizi. Questi sono ragionamenti del cazzo. Cioè, oggi tu non riesci a produrre lavoro, benessere,
attraverso il primario, attraverso il secondario, attraverso il terziario. Oggi un aspetto su cui io faccio fatica, ne discutevo l'altro giorno litigando con la direzione strategica dell'ULS, è che devi ragionare dei due filoni di economia che sono possibili dentro un contesto territoriale e che sono l'economia di mercato, che però è in grado di produrre ricchezza attraverso la conoscenza e l'innovazione, e l'economia sociale. Questi sono i due aspetti su cui oggi saremo anche in questa provincia chiamati a confrontarci. Quindi non sviluppi tradizionali di primario, di secondario, di terziario, ma economia territoriale in cui per metà devi rendere possibile produrre valore e ricchezza da economie di mercato, che però non sono le economie di mercato che vendono manufatti, ma sono in grado di vendere innovazione, e l'altra metà la devi produrre da un'economia che produce coesione sociale, che produce quindi socialità. Per cui voglio dire, ospitare 9 rifugiati della Libia è già parte di un'economia sociale che non produce solo valori etici, perché i valori etici sono un fatto individuale, ma producono anche fatti economici, per la bottega di Perarol, dove ti faccio sempre la magna, per la signora che fa le pulizie. Ecco, e qui, adesso non voglio andare oltre, però questo è un altro aspetto che... E bon, basta, non parlo più di economia. L'ultima considerazione era invece, vabbè, perché sono fialongo, sul secondo punto. Sì, sì, sì.